Il progetto Giubileo della Luce è stato ideato dal Ministero dell'Ambiente e dall'ANCI per coniugare sostenibilità ed efficienza energetica con la valorizzazione del patrimonio religioso, culturale ed ambientale dei comuni italiani. Al progetto ha aderito anche l'amministrazione di Castelpetroso. E così, nell'ambito dei festeggiamenti per il 130° anniversario dalla fondazione della Basilica Minore della Dolorata, c'è stata l'accensione dell'illuminazione artistica alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, oltre ovviamente a tanti fedeli. Certamente motivo di grande gioia per tutti noi l'accensione di questa nuova illuminazione in Basilica che mostra in maniera più evidente e dà il giusto risalto alla lanterna che è posta sulla sommità della nostra cupola. È così nota e così riconoscibile per tutti coloro che passano qui sulla strada e che hanno modo ancora durante la notte, non solo più durante il giorno, di rivolgere il loro sguardo a questo santuario, a questo luogo così bello e così luminoso, dove Maria ci consola in tutte le nostre angustie, in tutte le nostre necessità. E la illuminazione anche del viale che circonda il santuario è a corredo per sottolineare la bellezza artistica di questo monumento così caro al cuore dei molisani e non solo dei castellani ma dei molisani e di tutte quelle persone che anche dalle regioni limitrofe venerano con grande amore la Vergine Addolorata che qui siede regina. Quindi sia il viale sia la lanterna sono gli altri due elementi che aggiungiamo alla già bella illuminazione della facciata che abbiamo realizzato grazie a sponsorizzazioni private qualche anno fa. Ci auguriamo che questo santuario, oltre ad essere così illuminato dalla luce dell'elettricità, possa ancora di più risplendere per la luce della bellezza spirituale e della consolazione che può emanare nel cuore di tutti quanti gli uomini e le donne del nostro tempo. Il nuovo progetto va a completare l'impianto di luci già esistente. Accanto all'illuminazione della sola facciata, però, sono stati installati dei punti luce che enfatizzano le geometrie della cupola e del timpano. Inoltre, sono state posizionate luci all'interno per illuminare le vetrate artistiche di cui è ricca la basilica, con la creazione di suggestivi giochi di chiaroscuro. Dunque, un gioiello religioso ed architettonico che da oggi sarà luminoso anche dopo il tramonto del sole. Il progetto del Giubileo della Luce nasce da un'idea di alcuni amici che, segnalandoci l'avviso proposto da ANCI e dal Ministero dell'Ambiente, hanno ben pensato di coinvolgere il comune di Castelpetroso e automaticamente anche il santuario della Addolorata, che è parte integrante del nostro territorio, oltre che motivo di grande vanto e di grande pregio per tutta la regione Molise. E ricordo ancora quando iniziammo questa avventura, si tratta ormai di circa 3 anni fa, che il progetto era un po' diverso rispetto a quello che poi si è concluso, e però comunque si è sempre trattato di un intervento teso al miglioramento artistico di questo importantissimo luogo sacro che appartiene a tutti noi cittadini molisani.